Buongiorno ragazzi, guardate che bello, oggi una torta alla siciliana, guardate che bella, anelli alla siciliana di Chef Giannino, ringrazio a tutti, seguite la ricetta, vi voglio bene, vi amo, ciao. Buongiorno ragazzi, oggi siculo sono con la coppola siciliana, a questo punto Chef Giannino da buon comasco proporrà degli anelli alla siciliana, a modo suo. Non me ne vogliono i siciliani, cercherò di fare il mio meglio. Questi sono i classici anelli siciliani di pasta. Abbiamo della carne trita di manzo, abbiamo della salsiccia di maiale, abbiamo della mortadella, abbiamo delle melanzane fritte tagliate a piccoli pezzi, abbiamo dei pisellini, abbiamo del pecorino, abbiamo della cacioricotta tagliata a fette. Abbiamo 5 uova che faremo sode e soffritto, sedano e carote. Possiamo partire con la ricetta. E vai, siculo sono, partiamo. Abbiamo acceso il nostro gas, perfetto. Ci aggiungiamo un filo d'olio. Ci vogliono molti ingredienti, ma vi assicuro che verrà uno spettacolo. A questo punto facciamo tostare un attimino. Ci prendiamo la nostra bella salsiccetta di maiale. Io piuttosto che usare la carne fritta di maiale, metto la salsiccetta. Questa è già una piccola variante. Ci prendiamo della carne fritta di manzo. Ok, facciamo tostare per bene, ci aggiungiamo un po' di pepe. A dopo, ragazzi. Ci siamo, ragazzi. La carne è fritta, il soffritto è bello tostato. A questo punto ci prendiamo un bel bicchiere di vino rosso. Purtroppo non ho il vino siciliano, uso un viso dalle mie parti. E vai. Una bella sgroppatella di vino. Facciamo andare, facciamo evaporare il tutto. Intanto il mio bastone, c'è Paulina, controlla, com'è? Roba sicula faccio, ragazzi. Facciamo evaporare il vino. Nel frattempo ho preparato le uova e continuiamo la ricetta. Bene, il vino è evaporato. Chef Giannino si prende del concentrato di pomodoro. Vai, Chef Giannino, giriamo un po'. Diventa un po', prende un bel sapore, bello rosso. Mamma mia, Chef Giannino. Certo che in Sicilia fate di quei piatti che sono straordinari, ragazzi. Ve lo dice un lombardo, Io cerco di fare il mio meglio, Mi raccomando, accetto anche le critiche. Comunque, cercherò di fare il massimo, A questo punto, Chef Giannino, cosa fa? Ci prendiamo della bella salsa di pomodoro. E vai, la versiamo, facciamo andare piano piano, ci mettiamo anche dei bei pisellini, in questo caso ho usato dei pisellini surgelati, quelli che avevo in casa, ci aggiungiamo un po' di acqua calda, abbassiamo la fiamma, facciamo andare per almeno mezz'oretta, 35-40 minuti, vedete che cuocere bene il tutto, gli aggiungiamo un po' di sale, e un po' di pepe. Nel frattempo mettiamo, accendiamo l'acqua per mettere gli anelli. Ok, la mandiamo in ebollizione e continuiamo dopo alla ricetta. Bene, il nostro sughetto sta andando piano piano, ci portiamo avanti. L'acqua sta andando in ebollizione, le uova sono pronte, i nostri anelli siciliani sono pronti. A questo punto, col mio portafortuna di Chef Giannino, prendiamo le uova. Le tagliamo a pezzettini. Uno. Vai. Due. Tre. Perfetto. Prendiamo una marmitta e mettiamo tutto in una marmittella. Guardate che belli, ragazzi. Chef Giannino, uova, sono pronte. Perfetto. A questo punto ci aggiungiamo anche della mortadella. Si può mettere il salame, io in questo caso uso della mortadella, della Bologna. Roba sicula faccio, ragazzi, roba sicula. Ci prendiamo anche le melanzane.
le melanzane che abbiamo fritto precedentemente. E vai. Perfetto, Ser Giannino. Perfetto, Ser Giannino. Ci aggiungiamo un po' di pecorino. Vai, Ser Giannino. Lasciamo due uova intere, che dopo vi faccio vedere a cosa serviranno. Mettiamo tutto qua. Nel frattempo aspettiamo che va in ebollizione l'acqua. Il sugo va. Ragazzi, vi voglio bene. Saluto tutti i siciliani, i miei amici. Ciao. Bene, ragazzi, il nostro ragù per i nostri anelli alle siciliane è quasi pronto. La nostra marmita dove ci abbiamo messo la mortadella, le melanzane, l'uovo schiacciato, c'è un po' di tutto, buonissimo. A questo punto l'acqua bolle, ci mettiamo un po' di sale, ci prendiamo i nostri anellini. Mi raccomando, solo 7 minuti perché dopo andrà tutto al forno. Mettiamo gli anellini, facciamo cuocere per 7 minuti. A dopo. Tutta la nostra... I nostri anellini, anellini siciliani, a questo punto abbiamo mischiato il tutto, è crudo, andrà tutto in forno, ci mettiamo un po' d'olio, ragazzi, un po' di origano, un po' di origano siciliano, ok, perfetto, Sergianino, mettiamo da parte, ci prendiamo una teglia da forno rotonda con un po' di burro e lo scorpaggiamo tutto per bene, ragazzi. Burro l'abbiamo messo, ragazzi, a questo punto ci prendiamo del bel pane grattugiato, perfetto, e lo facciamo aderire in tutta la nostra teglia, eh? Mamma mia, Ser Giannino, perfetto. A questo punto prendiamo le uova, visto che siamo anche in tema pasquale, e vai, Ser Giannino, le mettiamo così, due uova tagliate a metà, perfetto, Ser Giannino, vai. Mamma mia, ha formato un fiorellino, Pasquale, ragazzi. Un saluto a tutti i siciliani. Prendiamo la pasta e vai, e versiamo tutto, eh? Facciamo un composto, pasta con il nostro ragù, come avete visto. Perfetto, dopo andrà tutto in forno, eh? Iniziamo a fare uno strato. Bene, il primo strato l'abbiamo fatto. A questo punto, Ser Giannino cosa fa? Ci prende un po' di besciamella. Un po' di basciamellina, perfetto, Ser Giannino. La stendiamo per bene. Bene, abbiamo steso la basciamella, ora ci prendiamo del formaggio a fette, bellissimo, della cacio ricotta a fette, vai, Ser Giannino, vai, vai. Ancora, in mezzo, belle sostanziose, vai Ser Giannino, un po' di qua, dobbiamo coprire tutto, eh? Ragazzi, alla siciliana, anellini alla siciliana di Ser Giannino, fatemi sapere ragazzi come l'ho fatta, eh? Mamma mia, bene, tutto bello coperto, a questo punto Ser Giannino, facciamo un altro strato e copriamo, vai. Pecorino a neve e continuiamo a coprire, ragazzi. E voilà, guardate che bella, ragazzi. Abbiamo tutto messo nella nostra teglia rotonda. A questo punto ci prendiamo un po' di basciamella, gliela mettiamo sopra, ragazzi, così facciamo un cerchiolino, eh. La stendiamo per bene, con calma. Bene ragazzi, guardate che bella, ci mettiamo un filino d'olio, anellini alla siciliana, ci mettiamo una bella spolverata di pecorino. Vai, Ser Giannino, vai, abbonda, ricetta proprio siciliana, eh? Speriamo che sia tutto buono. A questo punto ci prendiamo un po' di pane grattugiato. E facciamo fare la gratinatura che fa la crosticina, copriamo tutto per bene. Mamma mia, che spettacolo, Ser Giannino, ragazzi, iscrivetevi al mio canale, ragazzi, vi voglio bene. Vai. Ok, ci mettiamo un po' di origano sopra. Ok,
Bene, anellini alla siciliana di Chef Giannino. Guardate, forno caldo, coppola in testa. Mettiamo in forno, 180 gradi per 30 minuti. Gli ultimi 5 minuti li faremo al grill. Vai, Chef Giannino. Ci siamo, ragazzi. Anelli alla siciliana di Chef Giannino. Guardate che belli, ragazzi. Com'è croccante sopra. Uno spettacolo. Guardate che belli. Riprendi, Chef Faustina, riprendi lo spettacolo di Chef Giannino. Riprendi lo spettacolo. A questo punto arriva il difficile. Vediamo se riusciamo a girarlo come una torta, eh? Vediamo se riusciamo, ragazzi, eh? Come croccante, ragazzi, come scotta. Mamma mia, Chef Giannino, anelli alla siciliana. Vai. Ci prendiamo un bel piatto. Lo mettiamo sopra. Ci prendiamo un altro guanto, vediamo un po', uno, due e tre. Spettacolo, Chef Giannino! Ci siamo! Mamma mia, che spettacolo, Chef Giannino! Guardate che bella torta, anelli alla siciliana in tema pasquale di Chef Giannino, ragazzi! Un augurio a voi tutti i siciliani, guardate che bello, spero che ho fatto una cosa buona, guardate che bella, facciamo raffreddare un po' che scotta, riprendi Chef Faustina, mamma mia, uno spettacolo, possiamo fare l'assaggio? La tagliamo? Vediamo com'è, riprendiamo un piatto.